Salve a tutti e benvenuti nel terzo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K a 60 fps su PC. Nello scorso episodio avevamo raggiunto questo albero contenente una luce che ha ricordato qualcosa quando Ori l'ha toccato e abbiamo assorbito la sua energia, permettendoci di imparare il fendente spirituale, attacco ravvicinato con una lama di luce. Eccolo qui. Hop! E armati di questa sorta di spada laser fighissima, possiamo proseguire. Possiamo distruggere tutti i nemici. Ecco qua. E possiamo anche distruggere quei rovi che qualche volta ci impediscono il passaggio. Possiamo anche colpire il nemico in questo modo e farlo andare sulle spine. Ecco qua. Questo dannato mostriciattolo, che le altre volte ci ha fatto parecchio male, ci ha ucciso di nuovo. Mannaggia lui. Rifacciamo molto velocemente questa parte. Datemi l'esperienza che la voglio. Devo ovviamente riprenderci un attimo la mano con questo secondo Ori, perché avendo giocato molto al primo, le cose sono un pochettino diverse. Vai sulle spine, bravo. Prendi l'esperienza? Non prende quella. Vabbè. Guarda, cioè, fa danno pure toccandoti. Dà un fastidio questo coso che voi non avete idea. E qui abbiamo il primo segreto, il primo amuleto, una sorta di amuleto, che qua viene chiamato frammento. Hai ottenuto un frammento spirituale. Le sfere sono attirate verso Ori da distanze più grandi. Premi back per equipaggiarlo. Noi premiamo e lo equipaggiamo. Non possiamo equipaggiare tre magneti, cioè o meglio, tre frammenti contemporaneamente. Ecco qui si vede molto chiaramente l'influenza di Hollow Knight su Ori. Ecco fatto. Ma potremmo ovviamente aumentare gli slot. Ecco i mochi. La luce ti ascolta. Devi essere uno spirito. Noi mochi pensavamo che tutti gli spiriti fossero scomparsi da Niwen. Andati via, addio spiriti. Cerchi qualcuno. Conosciamo uno scopritore. Un grande scopritore, grande e muscoso. Vai dal guardiano della palude. Qualloc ti aiuterà a trovare la strada. E come nel primo Ori ci viene segnato l'obiettivo. Guardiano della palude, parla con Qualloc, il guardiano della palude. I Mochi pensano che ti possa aiutare a trovare Ku. Esatto, perché il nostro obiettivo rimane comunque quello di trovare la piccola Ku. Ecco fatto, mostriciattolo. E qui troviamo dell'altra esperienza. Nel frattempo noi stiamo andando qui sotto. Sì, va bene. Perché tanto là ci servirebbero le due chiavi di volta. Iniziamo ad andare di qua. Guardate quanto sono belli gli ambienti. E qui non possiamo ancora andare. Mentre qui sopra sì. Oh oh. Uno scoiattolo che salta. E anche uno di questi nemici fastidiosissimi. No, due. Ok, ce l'abbiamo fatta. In Ori and the Will of the Wisps ogni tanto accadranno queste cose, questa sorta di test di combattimento. Oh, segretino. Poi volevo tornare anche lì sopra, ma non ce l'ho fatta per vedere se ci fosse un altro segretino. Ma qui abbiamo un'altra abilità.
Doppio salto? Beh, si spiega da solo. E possiamo anche immediatamente prendere un nuovo frammento. Adesivo. Hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. Aderisce ai muri. Come vedete, questa che era un'abilità del primo Ori qui viene trasformata in un frammento. Ecco fatto. Ora possiamo aderire ai muri. Ecco, certe volte è una cosa scomoda, quindi non tenetelo sempre addosso e soprattutto ricordatevi che lo avete equipaggiato. Perché magari voi volete cadere e in realtà Ori vi si appiccica ai muri, tipo in questo caso. Il problema di quel nemico è che non si riesce a fermare la sua combo. Cioè lui attacca comunque anche se voi lo attaccate. Perlomeno con questa, con la spada. Chissà, sa cosa otterremo più avanti. Che ha già giocato. E ora possiamo anche tornare indietro da qua. E possiamo avanzare. Andiamo qui su, no, di sopra mi sa che si torna indietro. Allora, andiamo nella mappa. Sì, esatto, si torna indietro. Quindi, proseguiamo di qua. Questo si può rompere, ma non abbiamo ancora modo di farlo. Ah, che bello! Distrutto questo nemico. Qui sotto abbiamo la prima chiave di volta. Ecco a cosa serviva quella leva. Mentre da questa parte abbiamo. Familiari, vero? La luce dei pozzi si estende su tutta Niwen. Si unisce, guarisce. Premix per attivare questo pozzo dello spirito e ricaricare vita ed energia, oltre a salvare la partita. Ecco fatto, possiamo anche teletrasportarci in teoria a questo pozzo qui. Però per ora non possiamo ancora farlo. No, voglio andare su, e qui. E andiamo giù. Oh. Abbiamo anche un altro nemico qua. Io i nemici li ammazzo perché è tutta esperienza comunque, quindi è utile ucciderli. Trasportiamo il masso. Oppa. Ecco fatto. Prima chiave di volta, presa. Ok. E ce ne manca un'altra per avanzare. Potrebbe essere qui su. Oppure da questa parte? No, di qua c'era l'albero. Quindi magari bisogna andare qua su. Proseguiamo. Un altro di questi nemici. Aia, ma dai! Oh, crepa. Le animazioni di questo gioco mi piacciono un casino. Ok, proviamo ad avanzare da questa parte ora. Ok, vediamo se riusciamo a farli rompere. No, non lo rompe. Ok. Toccherà a noi farlo quando avremo l'abilità adatta. Noi per ora possiamo salire qui. E prendere l'altra chiave di volta. Per poter proseguire, vai. Chiave di volta, lasciale dentro come se fossero dei frisbee. Piccolo Ori. Hop. No! Mannaggia me, sono andato nelle acque corrotte. Qui c'è un muro rompibile. Esattamente. E questa è proprio un'area secondaria, segreta, in cui è possibile raccogliere un potenziamento se la si supera. Cosa sarà? Un frammento di vita, un frammento di energia oppure addirittura un amuleto?
Lo scopriremo subito se riusciremo a superare questa parte indenni. Questo bruco è pericolosissimo anche perché scoppia una volta ucciso. Ok, un frammento di vita. Completando la sfera, la nostra vita massima è aumentata. Fuori tutti e via. Dato che stiamo giocando a difficoltà difficile, intanto io sto giocando a pallavolo con questo nemico, è fondamentale raccogliere potenziamenti, altrimenti durante le boss fight moriremo malissimo in continuazione. Perché sì, in Ori 2 ci saranno delle vere e proprie boss fight, non solo delle fughe come nel primo Ori. Eccoci qua. Non posso salire di sopra direttamente, ma posso andare qui. Fuori tutti. Ok, ci sto riprendendo un po' la mano. Un altro passaggio segreto e un altro frammento di cellula vitale. Perfetto. Dai, su, forza, via. Ok. Nel frattempo anche la pioggia ha smesso di scendere. E qui abbiamo un Moki a cui parlare. Sei uno spirito? Allora trema, spirito. Hai davanti a te Mok, il coraggioso. Non particolarmente convincente, lo so, ma sono coraggioso. O lo sarei se avessi un trofeo. PlayStation? Un trofeo come... come il teschio di Ululo. Beh, il teschio mi sembra un po' eccessivo, eh? O magari anche solo una zanna, se la testa è troppo pesante. Ho sentito Ululo combattere verso est. Magari ne ha persa uno lungo il cammino? Beh, eravamo noi a combattere Ululo, quando questo Moki ci ha sentiti. Sì, una zanna sarebbe un trofeo perfetto, non un orribile teschio fetido. Una vera zanna di Ululo, scintillante e luminosa. Ce ne deve essere una a est, nel luogo in cui hai affrontato Ululo. Io resto qui a fare la guardia, coraggiosamente. Va bene. Piccolo Moki. Questo è un nemico tostissimo da battere con questa spada. Ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, qui è dove era dove avevamo combattuto Ululo. Ed ora abbiamo anche una bella liana da usare per poter salire. Calmo, calmo, calmo. Scivola e sguscia, Ori, eh? Scivola e sguscia. Eccola qua. Zanna di Ululo. Missione aggiornata dalla zanna di Ululo a Mok il coraggioso. Gliela daremo. Tanto dobbiamo ripassare di lì. E lì sopra, tra l'altro, vedo anche... forse un passaggio segreto, ma attualmente non è possibile raggiungerlo. Forse da qui sì? Non credo. Andiamo avanti. Ehi, Mok! Guarda qua cosa ho trovato. Oh, una vera e propria zanna di Ululo! Adesso nessuno dubiterà di Mok, il coraggioso. Questa è per te, sono coraggioso, ma anche generoso. Oh oh! Il primo minerale dei Gorlek. Hai trovato del minerale. Nelle mani di un abile artigiano potrebbe servire per riparare delle strutture. E abbiamo anche completato questa missione secondaria. Proseguiamo. Qui possiamo distruggere anche questo posto, questo passaggio spericolato. Hai ottenuto un nuovo frammento spirituale. Infliggi e subisci più danni. Che dite ragazzi, lo equipaggiamo? Siamo spericolati, subiamo il 15% di danni in più, ma ne facciamo anche il 15% in più. D'altronde noi siamo spericolati, no?
volevo vedere la mappa. Niente, si può tornare solo indietro da qua. E qui è comparso qualcuno, tra l'altro, ma non vi anticipo chi è. Eccoci qua, per assorbire la luce. Un'altra abilità che ci tornerà molto utile. Rigenerazione. Hai acquisito una nuova abilità. Ok, possiamo assegnarla a XYB e consuma energia per recuperare vita. Questa l'assegno a B. E altra ispirazione da Hollow Knight. Facendo così noi recupereremo vita nel caso in cui non l'avessimo. E proseguiamo. E siamo arrivati qui. E qui direi di fermarci perché anche questa parte può finire. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.